a Napoli chiedete più rinforzi, chiedete una migliore videosorveglianza, perché noi abbiamo fatto su Repubblica, ho detto oggi, un'intervista al prefetto molto ampia, ha parlato di questo rischio del dilagare della violenza e anche del dilagare dell'uso delle armi in questa città, e ha parlato anche di un nuovo sistema di videosorveglianza che sarà comune per tutte le forze dell'ordine, coinvolgendo anche i privati. Tu che pensi, una soluzione, si sta andando nella direzione giusta, le richieste che voi avete fatto spesso sono state accolte oppure bisogna fare ancora di più? Innanzitutto sulla videosorveglianza negli ultimi anni si sono fatti dei passi enormi, da quando la città nei primi anni del nostro mandato era videosorvegliata in pochissimi settori, oggi c'è una copertura enorme, chiaramente c'è ancora da fare, quindi chiediamo sicuramente più controllo, più risorse umane e più mezzi. Io poi sono preoccupato che la desertificazione del territorio nazionale, quindi non faccio una questione solo napoletana, ai tempi del Covid possa portare a un consolidamento e allargamento delle forze criminali anche nel controllo della città. Basti vedere come qualche settore criminale ha reagito di fronte anche alla pedonalizzazione che abbiamo messo in campo ai quartieri spagnoli, no? Con alcune anche minacce che ci sono state in questi giorni. Evidentemente il turismo, la cultura, la ristorazione, le botteghe artigiane, la vitalità, la vivacità, il rompere determinati equilibri possono provocare degli scossoni. Prima avevamo una città invasa da turisti e adesso anche quelli che qualche volta facevano ilarità o dicevano che magari non era così vero, che i turisti erano merito anche della nostra amministrazione, ormai tutti quanti danno atto che prima della pandemia sanitaria Napoli viveva una stagione senza precedenti, ed era una stagione senza precedenti anche di contrasto al crimine, perché quando la città è piena di persone, è piena di cultura, è piena di attività economica, il criminale comunque un passo indietro lo fa. Adesso c'è un rischio che, come dire, quel passo indietro diventa un passo in avanti. Per evitare questo dobbiamo adesso far presto a ripartire sul piano culturale, sociale, economico, turistico, e chiedere alle forze dello Stato di scongiurare che ci sia una ripresa del consenso sociale criminale, sia nei termini che ho detto adesso, ma anche nei termini di una criminalità, tra virgolette, fintamente benefattrice, che porta denaro alle persone in difficoltà. Quindi è un momento, secondo me, molto delicato, dove ci vuole capacità di intelligence, capacità di controllo del territorio, di prevenzione, capacità di polizia giudiziaria, capacità della magistratura di intuire i filoni investigativi, e un impiego da parte dello Stato di forze adeguate, che a Napoli non sono mai troppo adeguate, perché la coperta alla fine è sempre un po' corta.